Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare di Simone Inzaghi. Tanto in casa Inter l'argomento da un po' di tempo è sempre di più Simone Inzaghi, come a casa degli Juventini l'argomento è già da mo' Allegri. Piccola precisazione perché c'è ancora qualcuno che vedo che non l'ha capito. Il mio video del dopo partita di Udinese Inter è uscito sull'app gratuita di Numero 10. Una volta al mese faccio un post partita lì. Sul mio canale YouTube ci sono le mastropagelle. Dalle prossime volte i video post partita torneranno come sempre, però un post partita al mese lo faccio lì, dove ci sono anche Luca Toselli, Sikwolf, Daniele Brogna, Biasin, Pardo, Pellegatti, Borghi. Siamo veramente in tanti. Link in descrizione. E nel primo commento scaricate l'app gratuita di Numero 10, è gratis e potete vincere anche 3 biglietti per Inter Barcellona. Come si fa? La scaricate, è gratis, basta. Se vincete vi arriva una notifica personalizzata. Se non vincete, tanti contest ci sono sempre, non occorre tutte le volte reinstallare l'app. Una volta che l'avete scaricata siete abilitati a partecipare a tutti i contest. Veniamo a Simone Inzaghi. Devo chiedere scusa. Devo chiedere scusa perché c'è una cosa che ieri io non ho capito. Non ho capito, ero convinto di averla capita e nel mio video delle pagelle e nel mio video post partita sul numero 10 l'avevo esposta per come l'avevo capita io. Oggi, sentendo le dichiarazioni post partita di Simone Inzaghi, mi sono accorto di non averla capita. E sentendo le dichiarazioni di Simone Inzaghi mi sono accorto di non aver capito pure lui. Allora, a me la situazione attuale fa malissimo, ragazzi, perché comunque sapete che io per Simone Inzaghi ho sempre avuto stima e affetto. L'ho sempre difeso. Adesso che Simone Inzaghi va male, vabbè, mi ritrovo tutta la gente. Difendilo ancora! Il tuo amico! Vabbè, fa parte del gioco, ma non è questo che mi scoccia, non è questo che mi scoccia. Mi scoccia vedere che gli argomenti per difendere una persona che stimo e per la quale ho affetto cominciano a venire a mancare. Perché veramente anche io non so più dove attaccarmi. E facendo video con voi e avendo con voi sempre un certo tipo di onestà intellettuale, anche davanti alle difficoltà, nel momento in cui la barca sembra che stia affondando, io mentre affondo comunque con la barca cerco devo essere onesto con voi. Io, finita la partita, ho giustificato i due cambi alla mezz'ora di Inzaghi dicendo: Inzaghi ha voluto dare un messaggio e un segnale chiaro alla squadra, togliendo due giocatori alla mezz'ora del tipo, oh, avete rotto il cazzo, state facendo cagare, tolgo i due che stanno facendo un po' più cagare degli altri per dare un segnale a tutti gli altri che il posto garantito non ce l'ha nessuno e che per essere titolari nell'Inter bisogna sudare la maglia e giocare come si deve. Io l'avevo intesa così. E intesa così, a me il doppio cambio alla mezz'ora non mi sembrava nemmeno blasfemia. Ho detto, qui ha voluto dare un messaggio, ha voluto lanciare un messaggio ai due, ma soprattutto a tutta la squadra, che hanno rotto il cazzo, che il posto garantito non ce l'ha nessuno e che se non giochi come devi giocare, non sudi la maglia, ti accomodi in panchina. E vista così, a me sinceramente non mi sembrava una bestemmia questo doppio cambio alla mezz'ora. Poi lascia stare che ha tolto Mkhitaryan, ha messo Gagliardini, che non serve a un cazzo, poi magari arriviamo anche lì. Va in conferenza stampa, io ovviamente il video l'ho fatto a botta calda come sempre, quindi io non ho modo poi di sentire la conferenza stampa, la sento dopo. Va in conferenza stampa e dice: no, vabbè, ho tolto Bastoni e Mkhitaryan perché insomma sì, erano già ammoniti. Ancora questa storia. Cioè, allora tutto il mio castello di convinzioni è crollato
Cioè, quindi mi hai appena ammesso davanti alle telecamere, ma almeno tientelo per te, soprattutto per come è andata la partita. Soprattutto per come è andata la partita, tientelo per te, non lo dire, non lo dire. Non lo dire. Cioè, per come è andata la partita mi fai capire che tutto quello che io avevo capito, cioè che tu avevi tolto questi due giocatori per dare un segnale, ho capito male io. E li hai tolti come sempre perché due erano ammoniti. Cioè, Simone, ti devi rendere conto che sta fissa del giocatore da ammonire quasi subito appena è ammonito, ce l'hai solo tu. Ce l'hai solo tu. Solo tu. Poi che Bastoni stesse facendo cagare Lampante, era Lampante, che Mkhitaryan stesse facendo cagare Pippo Franco, svegliati perché, ripeto, ti fotti 3 milioni e mezzo all'anno per giocare così, potevi stare a Roma, datti una svegliata. Però veramente se me li giustifichi davanti alle telecamere dicendo li ho tolti perché erano ammoniti, ma almeno non lo dire, non lo dire, tientelo per te, perché capisci che dicendolo fai ancora peggio, fai capire a tutti che hai fatto una cagata. Detto questo, purtroppo mi sto accorgendo che la panchina che io pensavo fosse migliore di quella dell'anno scorso, soprattutto a centrocampo, evidentemente non lo è. Perché Mkhitaryan in questo momento non mi sembra né più né meno di un Vidal, che pensa al Flamengo. Vidal che pensava al Flamengo quando entrava era più o meno come questo Mkhitaryan qui, che mi ha sempre fatto vedere fino adesso prestazioni da 5,5-6. Gagliardini è sempre Gagliardini, quindi quello lo conosciamo, e Aslani non capisco perché non viene cagato. Cioè, va bene, si era parlato, si era detto che poteva fare sia il vice Brozovic sia la mezzala, non sta facendo né il vice Brozovic né la mezzala. Adesso vedremo contro la Roma se giocherà o no, però cazzo, cioè, Mkhitaryan gioca così, Gagliardini ormai lo conosciamo e lo straconosciamo, ma metti su sto cazzo di Aslani. Poi il cambio Acerbi De Vrij. Cioè lì se non c'è un problema fisico di Acerbi, e non mi pare, magari viene fuori oggi e mi taccio, ma che cambio è Acerbi De Vrij? Che cambio è Acerbi De Vrij? Cioè devi vincere la partita, non stai vincendo, cambi il centrale con un altro centrale. Che cazzo di cambio è? Cioè solo se Acerbi si fa male, dice mister non sto bene, esco, va bene, allora te lo giustifico. Se no che cambio è? Che cambio è? Poi togli Dzeko per mettere Correa. Allora, Dzeko in questo momento è, e l'ho detto nelle pagelle ieri, l'attaccante sulla quale purtroppo o per fortuna, cioè ci stiamo aggrappando. Manca Lukaku. Lautaro lo sappiamo che, io spero di no, ma conoscendolo è entrato in uno dei suoi periodi dove sta un mese e mezzo senza segnare. Correa non serve a un cazzo. Quindi tu ti devi aggrappare al nonno come sempre e c'è gente che gli dà addosso al nonno e c'è gente che gli dà addosso al nonno, ma ringraziatelo, ma dite grazie che c'è sto qua che poveraccio ogni tanto ti tira fuori qualcosa e ti fa vincere col Pilsen, ti tira fuori qualcosa che altrimenti Correa non tirerà fuori mai e Lautaro tira fuori solamente a periodi, a periodi. Cosa togli Dzeko per mettere Correa? O fai come a Lecce, tanto non vinta per non. A Lecce li avevi stupito? Perché a un certo punto hai buttato dentro tutti? Cioè, ho capito che l'Udinese stava prendendo il gioco in mano ed era più facile perderla che vincerla se buttavi sulla terza punta. Però tanto l'hai persa lo stesso, persa per persa, magari la vincevi. Col senno di poi lo so che sono buoni tutti. Però cazzo, un po' di coraggio. Lasci Lautaro. Lasci Dzeko, butti su anche Correa, anche se non serve a un cazzo, e togli uno a centrocampo, non lo so. Un po' di coraggio. E mi dispiace dire tutte queste cose, mi dispiace. Anche la gente che dice, no, non è poi tutto vero quello che dice la gente, nel senso che lui ha campato un anno col lavoro di Conte, ma mentalmente che la squadra avesse ancora la mentalità di Conte. Il primo anno di Inzaghi posso anche essere d'accordo, ma ragazzi, abbiamo visto l'anno scorso l'Inter per 4-5 mesi giocare il calcio più bello degli ultimi 30 anni in casa nostra.
Negli ultimi 30 anni non abbiamo mai visto l'Inter giocare così bene. Ed era un calcio che non aveva niente a che fare col calcio di Conte, che fa un altro tipo di calcio. Che fa un altro tipo di calcio. Quindi la mentalità forse poteva essere ereditata da Conte e adesso quella non c'è più. Ma il calcio che faceva Inzaghi l'anno scorso era di Inzaghi. Era di Simone Inzaghi. L'aveva fatto anche alla Lazio. Se adesso questo calcio non c'è più, non è perché Inzaghi l'anno scorso era bravo in quei 4-5 mesi e adesso non è più bravo, è perché evidentemente si è rotto qualcosa. Si è rotto qualcosa ed è quello che mi fa paura. Quando si rompe qualcosa, poi a raddrizzare la baracca non ci riesci quasi mai, non ci riesci quasi mai. Quindi io spero che sia una mia impressione sbagliata, anche se per il momento ne sono convinto. Io vedo giocatori non convinti di lottare per il proprio mister, vedo giocatori che si sfanculano, vedo giocatori che quando vedono sostituiti smadonnano, calciano, vanno in panchina, sbuffano, vedo giocatori scontenti, vedo. E la mia paura è che l'allenatore non sia più seguito da tutti. Spero di sbagliarmi, perché se è così, la baracca purtroppo è difficile da raddrizzare. Quindi Simone, io non ho capito, proprio a questo punto chiedo scusa per i due cambi, io li avevo capiti in una maniera, poi Simone è andato in conferenza stampa, mi ha fatto capire che io non avevo capito niente, ma a questo punto Simone io non ho capito te. Ma come non ti ho capito io, oggi leggo i siti, non ti hanno capito giornalisti, non ti hanno capito ex calciatori, non ti hanno capito allenatori, non ti sta capendo nessuno. Te lo dico con affetto, Simone, veramente. Cioè, mentre in passato altri allenatori li ho, magari, vabbè, io poi da Spalletti a Mancini, l'unico con cui ce l'avevo ogni tanto era Conte, e magari quando mi incazzavo con Conte, perché io sono sempre molto onesto con voi, quando mi incazzavo con Conte c'era anche un'antipatia dietro. Qui te lo dico con affetto, perché tu, Simone, mi sei tutto tranne che antipatico, io ti voglio bene. Però anche davanti alla simpatia e all'affetto non posso dirti che non sto capendo certe cose che stai facendo. Non posso. Vabbè, iscrivetevi al canale YouTube, click, 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 click. Seguitemi su Instagram, click, 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 click. Like alla pagina Facebook, click, 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 click. E poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao.